C'è tanta carne al fuoco per la giunta di fine anno che il presidente della regione, Renato Schifani, ha deciso di riunire oggi a Palazzo d'Orléans. L'assessore alla salute Giovanna Volo porterà quattro proposte di peso, la nomina dei commissari nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale, l'avviso pubblico di selezione per il conferimento degli incarichi di direttore generale nelle ASP e negli ospedali, il rientro alla gestione ordinaria in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 con la proroga del personale e la modifica degli interventi previsti nel piano operativo regionale allegato al contratto istituzionale di sviluppo per la salute i fondi del PNRR. Altri tre snodi cruciali li metterà sul tavolo l'assessore all'economia Marco Falcone, che riaprirà la discussione sul contenzioso con la Corte dei Conti. La Giunta dovrà valutare se impugnare davanti alla Corte Costituzionale il dispositivo con cui i giudici contabili hanno sospeso il giudizio di parifica del rendiconto della Regione per l'esercizio 2020. La Corte dei Conti, ritenendo illegittima la spalmatura in dieci anni del disavanzo pari a 2,2 miliardi fatta dall'ex governo Musumeci, aveva già inviato le carte alla consulta. Portano la firma di Falcone altri due provvedimenti. Il disegno di legge di autorizzazione per un mese di esercizio provvisorio e la modifica dell'ultima delibera per il piano di sviluppo e coesione 2014-2020. Non solo sanità ed economia, però i nodi da sciogliere per l'aggiunta Schifani. Sul fronte del PNRR c'è anche il progetto dei mille esperti proposto dall'assessore alla funzione pubblica Andrea Messina per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza. Edita Maio, alla guida delle attività produttive, porta in giunta la nomina del commissario liquidatore Giovanni Larda, dei Consorsi ASI Liquidazione di Catania, Enna, Siracusa, Ragusa, Calatino di Caltagirone e Messina e la misura di sostegno alle imprese operanti in Sicilia per la riduzione dell'aumento dei prezzi dell'energia a seguito del conflitto bellico Russia-Ucraina. Gli altri punti riguardano il conferimento di alcuni incarichi, un avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali per la realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse da finanziare nell'ambito del PNRR. Sul fronte famiglia, l'assessore Nuccia Albano metterà sul tavolo la riprogrammazione delle somme residue dei fondi nazionali per le politiche della famiglia per gli anni 2018-2019-2021.